Intanto in un universo parallelo. Piovesso, senti il rumore del culo. Ma come? Non mi puoi silenzio, dire silenzio, silenzio in sala. Guarda i neutroni come viaggiano. Guarda i neutroni come viaggiano, li vedi? Neutroni? Sento rumori strani. È il reattore che è partito. Ah. E qui incominceremo a produrre corrente, signori. Corrente come se piovesse. Sento rumori Arrivano strani. Due metri cubi di steam al secondo. Ah, quindi è partito davvero, anche se sta spruzzettando. Sì, è partito sul serio, non sto scherzando. Ah. È partito, signori. E è tu partito. Me lo dici così? No, te lo dico così, è partito. Dimmelo in modo... Guarda i neutroni, guarda. Li vedi i neutroni? Sì, li vedi i neutroni? Li vedi tutti i neutroncini che schioppano. Ma posso rompere il toroide qua che no, ti sta girando? No, non lo fare, manco se ti banno dalla vita. Allora, Zeta, aggiungi... Dove vedi che va dritto, aggiungi un Van der Graaf sotto. Aggiungi un Van der Graaf che c'è un toroide in più. Oh. Perché stai girando? Non ti preoccupare. Aggiungi uno qua sotto, dove sono io. Ok. Ok. Lo sto sentendo più... Sì, più vivo, più vivace. Vero? Più vivace, più allegro. Guarda il plasma come gira. Vediamo un po' lo steam quanto stiamo messi. Ma se ne va perdendo... 25, ok. Andiamo a vedere le turbinozze. Quanto steam vuole? Parecchio, questi qua vogliono, mi sembra, 32 o 36. Anche perché non credo che riusciremo ad alimentare tutte. Come no? Con solo un injector, che prima erano 4. Ragione, sì. Sì, hai ragione, forse con uno non ce la facciamo. Malissimo. Però adesso ci schiaffo questo. Ping. Ole, è parte, signori. Vediamo quanto produce questa fregna. Guardate le batterie tutte insieme, le carica. Ah, ok. 14 kg RF. Ok, 14 kg R 30 chi 35 39 40 45 su tutte le batterie 100. Questo c'è. Ma lasciala partire a regime, no? Sì, la faccio andare a regime, ma siamo già a 180 kg RF. Ma qua sono 1,2 tera RF. Già, me le sta caricando tutte e 8 insieme, è quello il punto. E lo so. E sta andando anche dentro il Tesseract. Già. fantastico. Questa che è stata su energia turbine G. Ok. G sta per punto G. Queste turbine condensano in automatico l'acqua. Ok, nel percorso. Poi quando il vapore si condensa e questo si riempie, e ovviamente ci abbiamo messo il nostro void fluid pipe della bomba. Ah, così uno qua si può fare la doccia. Sì. Esatto, poi ti puoi fare la doccia, puoi fare la sauna, bello. Puoi fare la, non so, fai quel cazzo che ti pare. guardalo come è contento, guarda. Sì, sono un bambino felice. Sono un bambino felice. Allora, 51 fissi. Poi ti arriva 52. Qua un raggio di plasma e muori. Come va? Bene. Adesso Zeta, io sai cosa faccio? No. Sì, lo faccio. No. Io lo faccio. Mi metto qua, lo proteggo a costo della vita. No, non lo voglio far saltare in aria, No, voglio attivare l'altro coso. Cosa? L'altro iniettatore di plasma. Ah, no. Come no? Va bene così, l'abbiamo fatto funzionare. Sì, però funziona un po' a cazzo, eh. Lo so. Dirlo. Ma qua vuoi che il lag, vuoi che tante cose, ma sta funzionando. Però è figo, signori, è figo. Non sta funzionando al massimo, però. Non sta funzionando al massimo, non sta funzionando. Doveva vedersi un raggio viola azzurro lì in mezzo, però. Fammi attraversare dei neutroni qua. Farsi attraversare i neutroni nella vita reale ti vengono i tumori. Beh, chiaro, sì. Chiaro Zeta, però nel senso... Allora, poison, jump boost e nausea mi viene. Non male. Se passi attraverso il plasma ovviamente muori. Beh, chiaro, sì, perché è un po' caldo. Ah, ho anche radiation sickness adesso. Guarda Zeta. Infinito. Radiation sickness infinito? Sì. Oh, carissimo. Quindi la mia vita finisce qui. Finisce qui e ci vediamo nel prossimo episodio, signore e signori. È stato bello. Ma il non posso episodio togliermi... Lo faremo girare al massimo. Finché i neutroni non vi separi. L'atomo, però non separi l'atomo. L'atomo non si separa. Guardalo, è partito. Vai di più.
va più forte. C'ha la cosa, ma non ce l'ha. No, non è ancora, però va più forte, nel senso gira, ne vedo girare di più dentro io. Ma si sono fermati. Guardali, guarda, questi sono partiti, sono girati tutti, hanno girato tutti. Fantastico. Quindi io direi che, signori, ci vediamo in un prossimo episodio di Modate Meglio. Salutiamo il signor Zetaline, il signor Chiamato che ci fa compagnia, il signor Deathmau. Andiamo quindi a farlo partire. Stavo giocando a Dragon Ball. Sì, lui gioca a Dragon Ball. E noi faremo altre prove e porteremo questo reattore al massimo, perché lo voglio vedere al massimo. L'obiettivo è questo, forse. 68 metri cubi. Muore prima il server. Morirà prima il server. Adios, ciao ciao. Ciao. E questo è un episodio proprio a cazzo, eh? Gli ultimi episodi proprio a cazzo. Siamo... Ho preso una macchina dei pompieri, raga. Cos'è che hai preso? La macchina dei pompieri. Perché? Boh, così mi sto divertendo in giro con a bagnare la gente. Ah, ma su GTA. Allora, sentiamo. Abbiamo creato anche noi le nostre onde gravitazionali. Prenderemo il premio Nobel per questa cosa. Nobile? No, veramente è simmetrico più o meno. Sì, è simmetrico l'uscita del plasma dai. Allora, in teoria non dovrebbe farlo, ma penso che sia dovuto un po' al lag e un po' a qualche imprecisione dal punto di vista di corrente nel senso causa lag. La corrente dentro ai toroid cala troppo, troppo velocemente e non si rigenera. E quindi in automatico perde la potenza in quel toroide, in quel punto in cui... Infatti se noti, in alcuni punti dove cala la potenza schizza via una pallina di plasma. Quindi penso per che colpa del lag non prenderemo il premio Nobel. Esatto, però come avevamo già detto, sicuramente porteremo un video integrale dove ci mettiamo in due a costruirlo in creativa in un mondo super piatto, così almeno non ci sarà il lag e potremo farlo sicuramente. Il funzionamento a pieno della sua potenza. Ah, potenza, comunque, manca ancora che comunque due generatori, tre generatori o due turbine qua stanno andando al massimo. Sì, sono al massimo. Sono 8,5 8,5 gigawatt. Gigawatt di potenza queste. Di potenza. E sono tanti, sono tantini, ragazzi, sono tantini. Perché anche abbiamo un problema di circolazione dello Steam dello nei Steam. Tubi che non arriva bene, non capiamo perché. Allora, la turbina genera questo numero che non riesco a leggere, come vedete, produce 100 no. 1.651.900 no, di più. Se clicchi sul 100 dove c'è quell'angolo, ti dice quanta produce la turbina. Ah, che bello. Qua. Produce 165.191.004,985 RF. 16 milioni e mezzo di RF. A tic. No, 165 milioni. 1, 2, 3, 1, 2. Io leggo 16 milioni. 16? Allora ho letto 16 milioni e mezzo di RF 3... su tic. Sì, 16 milioni di per RF per 2, perché al momento siamo per 2. Quindi siamo a 34 milioni di RF su tic. 34, vai. Ci bastano? 34 milioni. Vi basta, ci basta. 34 milioni di RF. Io allora, tieni conto che io con due sole turbine a casa faccio fuori una turbina. E ne ho già accese 3. Che però fanno 2 giga l'una. Fai schifo. Faccio fuori 12.000 RF su tic io. Sono una merda. 12 milioni di RF. Scusa. Comunque a pieno regime. I numeri sono grossi in questo caso. Dovrebbe poter accendere tutte e 5. Mm-hmm. Sì, sì, sì. E anche di più, credo. Sì, sì, solo che non so perché ho acceso questi tubi. Questo qua. Problema di tubi. Mm-hmm. Qua arriva 80. 158, cioè, perché poi si va perdendo il metro cubo. È come se si deve riempire il tubo, mano a mano che si riempie, poi va avanti e ce la fa. Comunque il plasma. Il plasma che gira un po' fuori, non ci possiamo fare niente, signori. Ci dispiace, avremmo voluto fare qualcosa di più bello da vedere, ma i limiti di Minecraft sono questi. Però è fighissimo il lag, veramente. Il limite di Minecraft è principalmente il lag. Sì. Va bene. È fantasticissimo. Spero che il video vi sia piaciuto. In tal caso, mettete mi piace.